Allora, possiamo iniziare? Desidero rivolgere a tutti un cordialissimo saluto, ovviamente a tutti i presenti. Ringrazio gli straordinari organizzatori, in particolare il sindaco Melucci e la consigliera Carmen Galluzzo Motolese e tutti coloro che hanno voluto l'evento di oggi in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Giornata di altissimo valore simbolico che da 51 anni per ogni anno coinvolge circa 1 miliardo di persone per celebrare la vita e la bellezza della terra e per promuovere la pace, ma anche per responsabilizzare tutti sulla necessità di preservare e rinnovare gli equilibri ecologici minacciati dai quali dipende la nostra vita sul pianeta. L'evento di oggi si articola in interventi molto brevi, della durata di 5-7 minuti, con alcuni video che accompagneranno qualche relazione. Dalla prova che stiamo dolorosamente vivendo scaturisce con forza ancora più intensa l'esigenza di una collaborazione interistituzionale che non può fare a meno della partecipazione attiva dei cittadini senza riserve. E questo ruolo il Comune di Taranto lo ha intrapreso in maniera forte, chiara, determinata, con il piano strategico di transizione ecologica, Ecosistema Taranto, che costituisce l'ossatura dell'azione amministrativa dell'esecutivo guidato dal sindaco Melucci. Il buon governo di un ente, ma anche dei territori e dell'ambiente, dipende da un'efficace e lungimirante pianificazione e programmazione che coinvolga i cittadini e le forze economiche e sociali dei territori in un grande esercizio di confronto. Attraverso l'ambizioso programma Ecosistema Taranto è stata creata una nuova forma di governance della rigenerazione urbana e territoriale, tra cui il partenariato pubblico-privato ha un ruolo particolarmente attivo, concorrendo all'elaborazione di politiche pubbliche finalizzate a migliorare il benessere complessivo dei cittadini. Passo subito la parola con piacere al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.
a questa ritrovata consapevolezza della nostra comunità, grazie al lavoro di ASVIS, grazie, come dire, alla cornice che tutti insieme, quelli che sono collegati, hanno condiviso essere l'Agenda 2030 e sussidiariamente, aggiungo io, l'Agenda Urbana dell'Unione Europea che presenta altri contenuti poi utili all'azione amministrativa. E lo stiamo facendo per la prima volta in maniera non teorica, ma molto pragmatica. E quando dico pragmatica non mi riferisco soltanto alla piattaforma, come dire, social che ci sta ospitando, piuttosto che ai loghi colorati che utilizziamo sulla nostra carta stampata. Mi riferisco alle azioni amministrative che stiamo vincolando attraverso anche, come dire, un posizionamento molto importante che ASVIS sta realizzando per il Comune di Taranto rispetto a quelli che erano i ritardi che questo territorio aveva e che vuole superare. Quindi finalmente c'è un approccio scientifico, come dire, fatemi passare il termine, in questa questione è come se finalmente gli amministratori e i cittadini avessero prestato ascolto a quello che poi il mondo accademico, il mondo della scienza ci racconta già da qualche tempo in realtà. Adesso c'è una sintonia abbastanza importante in questa direzione. Io concludo, oltre a rinnovare questo ringraziamento e questa, come dire, soddisfazione per questa giornata insieme a voi, avremo altri momenti, sicuramente nel corso della giornata con alcuni di voi, però, concludo raccontando che dal mio punto di vista, dal punto di vista non solo dell'amministrazione, della classe dirigente di questa città, ma per quello che, come dire, come sentinelle raccogliamo anche ai crocicchi delle strade di questa città, questa è la storia di un viaggio, non è, come dire, una celebrazione di qualcosa che deve in qualche maniera mondare le nostre coscienze. Dico questo perché il viaggio che abbiamo davanti è, come dire, il viaggio nel quale dobbiamo tentare di lasciare ai più giovani, a chi verrà dopo di noi, un mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Per fare questo è evidente che giornate come queste, il ruolo di ASVIS, i contenuti dell'Agenda 2030, gli stimoli che ciascuno stakeholder autorevole che è collegato ci può trasmettere, faranno in modo che, insomma, questa storia, questo viaggio sia qualcosa di concreto verso quel laboratorio Taranto che ormai, devo dire, a livello credo almeno nazionale, se non oltre, ce lo racconterà forse Giovanni Bottalico, sta in qualche maniera assumendo come ruolo. Io ripeto, sono molto contento e sono grato a tutti voi, seguirò per quanto mi sarà possibile i lavori, insomma, di questa giornata e spero che ciascuno di noi l'affronti con questo spirito di concretezza nell'impatto che specie quando ci saremo messi alle spalle questa pandemia, l'Agenda 2030 può avere negli stili di vita di tutti quanti noi, e come si affronta un viaggio. Quel viaggio, ripeto, non fine a se stesso, non di carattere solo accademico, un viaggio nel quale sappiamo che ogni pietra che insieme stiamo mettendo lungo il percorso è un passo nella direzione di una città migliore che vogliamo lasciare ai più giovani. E quindi, come dire, in questa saldatura tra ciò che ci raccontava il mondo della scienza e dell'università e quello che adesso le amministrazioni, tutti gli enti locali e i cittadini stanno compiendo, direi che questo laboratorio Taranto sta dando una grande testimonianza a tutto il sistema paese. Sono sicuro che anche oggi trarremo delle, come dire, riflessioni molto molto importanti da questo punto di vista. Quindi buona giornata della terra a tutti, viva Taranto, fatemelo dire. Grazie molte, vorrei ringraziare molto il sindaco Melucci per la sua davvero interessantissima e coinvolgente proposizione, ricca di stimoli, di elementi di concretezza, che sono quelli che poi più occorrono in questo momento per poter rilanciare il nostro territorio e anche il nostro paese. Passerei subito la parola alla straordinaria organizzatrice dell'evento di oggi, l'amica Carmen Galluzzo Motolese, consigliera comunale delegata ai rapporti delle culturali e confessioni religiose, un'eccellente animatrice della cultura in ambito territoriale e nazionale. Grazie, grazie tante, buongiorno a tutti. Da tempo, come già sottolineato sia il dottor Ricchio che il nostro sindaco, il Comune di Taranto, in seguito all'adozione del piano di transizione Ecosistema Taranto, promuove gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, seguendo l'Agenda 2030 e non solo. I diversi scenari dello sviluppo della nostra città, le tante competenze trasversali che in questo
territorio, lavorano, creano, si impegnano, hanno sicuramente come comune minimo denominatore lo sviluppo sostenibile. D'altronde i relatori autorevoli oggi ne evidenzieranno l'importanza. Oggi parleremo in occasione della Giornata Mondiale della Terra, della nostra terra, la terra di mare. Parleremo di fondali marini, parleremo di Pinna Nobilis, questo grazie all'autorità portuale che ha prodotto un documentario bellissimo con la collaborazione del CNR e realizzato da Gianni Squitieri. Parleremo della fauna delle coste, i bellissimi fenicotteri rosa. E grazie alle foto di Antonio Ciriello e anche al direttore della Palude della Vera, Marco D'Adamo, la City Green, i nostri assessori Castronovi e Occhinegro, che vedrete un bellissimo video che sviluppa il lavoro che gli assessori hanno fatto finora. Economia circolare e sostenibilità, la bravissima Claudia Sanesi, segretario generale della Camera di Commercio, e ultimo, non per ultimo, il dottor Bottarico che ci parlerà di alcuni goals dell'Agenda 2030. Parlando di mare, non voglio dimenticare neanche il Centro Studi Lazzati. Parlando di mare, mi vengono in mente tutti i convegni sul mare, e questo per evidenziare il lavoro dell'università con il territorio. Tutti, dicevo, i convegni realizzati con il Club per l'UNESCO e la Marco Motulese nella città di Taranto. Con il professor Tursi abbiamo parlato in un convegno di coralli bianchi, con il bravissimo Francesco Loiacono, che purtroppo non è più con noi. Aveva intuito, professore, la cultura scientifica, che la cultura scientifica sarebbe stata motore di crescita e di sviluppo economico. Il professor Crescenzo, con il quale per la prima volta abbiamo parlato di Pinna Nobilis, parliamo degli anni 2008, 2009 e 2010, e con il professor Pagano e il professor Notar Nicola, con il quale abbiamo svolto e hanno sostenuto sempre l'associazione e il club. Quindi un grazie va all'Università Aldo Moro, sempre presente, e un grazie quindi al magnifico rettore Stefano Bronzini che oggi continua a seguirci. Ma permettetemi di ringraziare in modo particolare la presidente della Federazione Italiana Club e Centri UNESCO, l'architetto Teresa Gualtieri. Lei ci parlerà delle varie programmazioni che la FIGL UNESCO ha realizzato sulla sostenibilità. Ma un grazie va anche a tutti coloro che mi hanno aiutato nella realizzazione dei video. Parliamo, che oggi vedremo naturalmente in formula breve, ma per intero saranno pubblicati poi sul YouTube di Ecosistema Taranto. E sono Gianni Squitieri per la Pinna Nobilis, Antonio Cirello per i fenicotteri rosa e Francesco Schiavoni per la City Green. In questa occasione, grazie anche alla, diciamo, la collaborazione di Gianni Squitieri, abbiamo pensato di introdurre la Pinna Nobilis nel patrimonio UNESCO. Infatti, la convenzione adottata dall'UNESCO nel 1972 prevede che i beni candidati possono essere iscritti nella lista patrimonio mondiale e nel nostro caso patrimonio naturale. Certo, l'iter è molto lungo, sicuramente non facile, ma Taranto si impegnerà per la protezione, la tutela e la trasmissione alle generazioni future di questo patrimonio naturale. Vi ringrazio per la vostra presenza e ridò la parola al dottor Vecchio. Grazie. Molte grazie Carmen per aver illustrato questo programma particolarmente denso, ricco di stimoli e poi anche che ci consentirà di poter apprezzare le numerose bellezze naturali di Taranto con questi straordinari video. Passiamo senza indugi la parola al professor Riccardo Pagano, direttore del Polo Ionico e anche presidente della Società Filosofica Italiana, che unisce a profonde
conoscenze filosofiche, un forte impegno sul versante pedagogico, formativo, culturale, che come sappiamo assume un valore straordinariamente importante nell'Agenda 2030. Prego, professore. Forse l'audio non si sente. Sì, mi sentite? Sì, fatto è chiaro. Sì, dicevo, grazie, ben ritrovato, non ci vedevamo da un po' di tempo. E un caro saluto al sindaco e alla consigliera Motolese per l'invito. L'amministrazione comunale veramente è sempre molto attenta e fa riflettere la cittadinanza su questi aspetti veramente decisivi per lo sviluppo non solo di Taranto, ma un po' di tutto il nostro territorio in una giornata così importante. Io qui rappresento il Dipartimento Ionico, un dipartimento che sin dalla sua istituzione, con il professor Vicchio, con il professor Notar Nicola e adesso con me, ha avuto grande attenzione nei confronti dell'ambiente e delle tematiche ambientali. Tant'è che noi, proprio nella missione del nostro dipartimento, c'è la parola ambiente, oltre il Mediterraneo. Ma questi sono due temi legati tra loro, ambiente e Mediterraneo, perché noi ci poniamo come obiettivo formativo quello di avere qualità nella nostra formazione e competenze particolari, sia nell'ambito delle questioni giuridiche che attengono l'ambiente, sia gli aspetti di natura economica, e poi, soprattutto, con la presenza della scuola del professor Notar Nicola, degli aspetti legati proprio alle energie rinnovabili, di cui poi parlerà sicuramente il professor Notar Nicola. Noi poi abbiamo attivato a Taranto un dottorato di ricerca, che è il livello più alto degli studi universitari. E all'interno del dottorato di ricerca ci sono dottorandi che focalizzano la loro attenzione di ricerca proprio sulle tematiche legate all'ambiente da più punti di vista, da quelli di natura prettamente giuridici a quelli economici e anche, come diceva appunto il dottor Oricchio, anche su quelli relativi al comportamento, all'educazione dell'ambiente. Sono tematiche interconnesse queste che non vanno mai sottaciute, perché a volte non è sufficiente avere una legge perché poi si possa veramente ottenere quello che si vuole, perché bisogna educare diciamo, i futuri cittadini ad essere rispettosi dell'ambiente. Tutto quello a cui noi assistiamo oggi, ad esempio io seguo la battaglia che il sindaco sta facendo per Taranto, per quanto riguarda tutta la politica dei rifiuti. Abbiamo dei cassonetti ingegnerizzati, però mi rendo conto che ancora ci sono persone che hanno difficoltà ad approcciarsi a questo nuovo metodo di conferimento dei rifiuti. Ma questo perché c'è bisogno di educazione, c'è bisogno di tempo e questo penso che sia un messaggio importante. Noi cerchiamo di farlo attraverso i nostri studi, le nostre ricerche, le nostre riflessioni, i nostri convegni e cerchiamo appunto di sensibilizzare la cittadinanza e ci inseriamo in questo con quello che è il tema principale scelto dall'amministrazione comunale dell'ecosistema Taranto. Quindi il dipartimento è perfettamente in linea con quello che è il futuro della città. Cioè noi ci poniamo questo obiettivo di essere al servizio della città, al servizio della comunità. Non siamo mai stati arroccati nella cittadella universitaria, anche ideale, ma siamo sempre stati aperti al territorio, al confronto e vogliamo con le nostre professionalità e soprattutto con i nostri giovani essere al servizio di quella che sarà la Taranto futura che viene disegnata dall'amministrazione comunale. Io ringrazio ancora per l'invito e seguirò attentamente tutto quello che la consigliera Motolesi ha detto, che sicuramente saranno cose molto molto interessanti per noi. Grazie ancora.
Molte grazie professore anche per la sintesi. Parlerà ora il professor Bruno Notarnicola, presidente della rete italiana dell'LCA, sempre dell'Università degli Studi Aldo Moro, amico e collega di tante avventure scientifiche. E la valutazione dell'impronta ambientale di un prodotto, di un servizio, assume estrema rilevanza per orientare le grandi scelte della pianificazione e le piccole decisioni quotidiane sui modelli di consumo. Ma l'LCA è anche una metodologia a sostegno non solo dell'obiettivo 7, ma di tutti i 17 obiettivi di Agenda 2030 che possono aiutarci nella metrica a supporto della definizione del monitoraggio di alcune misure intraprese in coerenza con le strategie per il raggiungimento degli obiettivi ONU. Prego, professore. Grazie, grazie Vito per la tua cordialissima presentazione. Come sempre, intendo ringraziare subito il sindaco, l'amministrazione comunale e la professoressa e amica Carmen Galluzzo Motolese per l'invito che mi è stato fatto e per aver organizzato questa bellissima giornata in occasione appunto della Giornata Mondiale della Terra. L'ecosistema Taranto rappresenta veramente una risposta concreta dell'amministrazione comunale e di tutto il territorio alle sfide relative alla ecocompatibilità delle città, dei territori e delle aziende che le popolano. Come diceva prima il direttore del Dipartimento Ionico, il professor Pagano, come Dipartimento stiamo dando un contributo perché appunto nelle nostre linee di ricerca, nei nostri corsi di studio, l'ambiente, la sostenibilità, lo sviluppo sostenibile rappresentano una componente fondamentale che cerchiamo sempre di inculcare il più possibile ai nostri studenti e alle future generazioni. Io oggi partecipo non solo appunto come professore del Dipartimento Ionico, del Servizio di Bari Aldo Moro, e che come sapete tutti sono moltissimo vicino al territorio tarantino e a tutte le problematiche che vengono affrontate dall'amministrazione, ma anche come presidente della rete italiana di LCA, che è un'associazione scientifica nata a Bari nel 2012, costituita fra diverse università, l'Università di Studi Bari Aldo Moro, allora ebbe la procura dell'allora rettore Corrado Petrocelli, l'Università di Chieti Pescara, il Politecnico di Milano, l'Università di Padova, l'Università di Palermo e l'Enea, che ha proprio l'obiettivo di sviluppare l'approccio di ciclo di vita, questo approccio ormai consolidato che consiste nel valutare i cicli produttivi, le politiche, non guardando soltanto a quello che accade nel singolo ciclo produttivo, ma bensì approcciando il sistema prodotto, il sistema azienda, dall'estrazione delle materie prime fino allo smaltimento finale. Questo approccio oggi è sempre più utilizzato nelle politiche europee, nelle politiche di sviluppo sostenibile, oltre che negli appalti pubblici, ad esempio per i cosiddetti acquisti verdi, e in particolar modo per le certificazioni ambientali delle imprese e anche dei territori. Devo dire che tante imprese di Taranto, a differenza di quello che si possa pensare, sono all'avanguardia nell'utilizzo di questi strumenti. Imprese importanti che afferiscono a Confindustria Taranto e che utilizzano questi strumenti sia per verificare la maggiore ecocompatibilità di innovazioni nei loro cicli produttivi e sì, appunto per raggiungere determinate certificazioni come ad esempio l'Organization Environmental Footprint, le impronte ambientali di prodotto, di organizzazione, che sicuramente rappresentano un valore aggiunto per queste imprese. Penso che a Taranto si stanno facendo tantissimi passi in avanti nel sistema produttivo, nel sistema imprenditoriale e questi strumenti io ritengo che possono dare
dare un contributo anche alle politiche comunali di ecosistema Taranto, poter avere infatti a disposizione degli strumenti quantitativi, come diceva prima il dottor Ulicchio, per poter appunto quantificare la ecocompatibilità, la maggiore ecocompatibilità o la maggiore circolarità di una determinata politica, sicuramente è importante per poter appunto fare i conti e verificare che la direzione in cui si sta andando sia effettivamente la direzione giusta. Non mi dilungo ulteriormente, ringrazio ancora l'amministrazione comunale, il sindaco Rinaldo Menucci, la dottoressa, la professoressa Montolese per la grande vicinanza, per aver costituito questo sistema, ecosistema Taranto, e oggi il fatto di essere tutti intorno a questo tavolo non è un indicatore concreto, ma anche, permettetemi di dirlo, per la grande vicinanza dell'amministrazione comunale all'Università degli Studi, al Dipartimento Ionico. Io ritengo che Antonio Uricchio, il nostro precedente rettore, il primo direttore del Dipartimento Ionico, abbia lanciato questa visione del Dipartimento Ionico che io ho provato a portare avanti e Riccardo ci sta riuscendo molto bene, ossia di un Dipartimento aperto al territorio e che deve dialogare moltissimo, in particolar modo con l'amministrazione comunale. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie veramente a te Bruno. Ed ora l'altro attore principale della giornata di oggi, ossia ASVIS, lo straordinario impegno per la sostenibilità che ha portato ASVIS a riconoscere il Comune di Taranto quale un'eccellenza nazionale, Taranto da essere un caso studio e oggi esempio di rinascita. Ed ora più che mai abbiamo bisogno di raccogliere e sostenere idee che rilancino lo sviluppo coniugando creatività e concretezza per realizzare nuove iniziative imprenditoriali di alto impatto sociale. La parola a Gianni Bottalico, responsabile delle relazioni con regioni, comuni ed enti locali di ASVIS, che parlerà di Taranto nella prospettiva del cambiamento che segue l'Agenda 2030. Sì, grazie, grazie, buongiorno, grazie dell'invito, un saluto particolare un po' a tutti quanti voi, consentitemi anche ai nostri partner, perché ASVIS poi è un'associazione di secondo livello e vive grazie alle competenze, alle conoscenze, alle esperienze dei nostri aderenti, e qui con noi ce ne sono sicuramente due di spicco, c'è la Camera di Commercio con Claudio Senese e l'onorevole Domenico Amalfitano con il Centro Culturale Lazzati. Questo lo dico perché è sempre importante e fondamentale approcciare l'impegno di ASVIS e soprattutto l'impegno intorno al tema dello sviluppo sostenibile in una logica di protagonismo dei territori. E il protagonismo dei territori è rappresentato dalle istituzioni, ma è rappresentato anche dai cosiddetti corpi intermedi, quel mondo, quella ricchezza del mondo delle associazioni, delle università, dei saperi. E quindi è con questo approccio che abbiamo iniziato anche questa esperienza, si pensa su Taranto, che è indubbiamente un'esperienza per tutti estremamente, come dire, interessante, al tempo stesso un'esperienza assolutamente difficile. Vedete, i dati che provengono dai nostri rapporti, sia i dati nazionali che i dati anche per le regioni, per i territori, ci dicono sostanzialmente una cosa, che noi, il Paese Italia, le nostre regioni e ahimè anche la Puglia, perché poi non è, da questo punto di vista paga anche, come dire, lo scotto un po' di tutti, diciamo che non siamo assolutamente non siamo nella tabella di marcia per raggiungere gli obiettivi prefissi nel 2020. Addirittura, guardate, ce ne sfuggono anche alcuni, che riguardano proprio i temi anche ambientali, quindi diciamo un po' i temi più oggetto dell'attenzione, della riflessione, anche se sono d'accordo col professor Euricchio quando cita anche gli altri ambiti della terra, devo dire, della dimensione della sostenibilità. Ma in particolar modo questo tema dell'impatto con la terra, con le acque, con il mare, da questo punto di vista diciamo che il risultato è solamente, ci stiamo allontanando. Avevamo degli obiettivi nel 2020 che assolutamente non abbiamo raggiunto, e soprattutto ci sono gli obiettivi 2030 che non solo non raggiungiamo, ma negli studi che facciamo, proprio per la tabella di marcia sull'impostazione che abbiamo attuato, ci stiamo addirittura allontanando per alcuni. Quindi questo è anche il dato un po' preoccupante. Badate bene, c'è un esercizio
che più che un esercizio, poi oggi sarà proprio una realtà, che alcuni dati di carattere di impatto ambientale per questo ultimo periodo sono positivi, paradossalmente per una questione, che l'effetto Covid, no, il fermo biologico umano, ha comportato di fatto un ritorno, come dire, della natura virtuosa. La natura si è riappropriata di spazi che forse le erano. Questo ci deve far pensare. Ci deve far pensare perché se pensiamo che la strada sia quello di smettere di, come dire, di vivere, di smettere di lavorare, è la risposta perché la natura riprende il suo corso, credo che sia sbagliato. Questo è il concetto che non ho mai condiviso della decrescita felice, lo dico perché di decrescita, la decrescita è sempre infelice perché crea maggiori ingiustizie e maggiori problemi. Però la sfida che invece abbiamo di come comunque governare questi processi, come accompagnare, e oggi è possibile una crescita che sia compatibile, rispettosa della dimensione naturale e quindi della natura, della dimensione umana e quindi delle generazioni e della dimensione economica, che quindi tutti possono avere accesso a quel livello di benessere che è un diritto di tutti, non soltanto di chi ci è arrivato prima. Quindi rispetto a questo, ecco, noi abbiamo da raccogliere un po' questa sfida. Ecco perché Taranto da questo punto di vista diventa strategico, perché come dire, le contraddizioni, consentitemi dire, le contraddizioni, le politiche di tanti anni che hanno penalizzato l'ambiente, la dimensione anche sociale, la dimensione economica della città, devono essere ricostruite secondo questo nuovo principio. Quindi ecco perché ho detto che la sfida è assolutamente difficile, faticosa, ed è soprattutto una sfida, torno a dirla, che si può vincere, consentitemi un termine anche un po' forte, si vince con il concorso di tutti e con il protagonismo di tutti. Noi siamo alla vigilia, qualche battuta semplicemente proprio per legarla alle cose che ho detto prima, noi siamo alla vigilia della presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrà essere, come dire, la grande occasione, è la grande occasione, la grande opportunità che abbiamo per non, vuol dire, per lavorare su quella prospettiva non di crescita felice, ma di crescita responsabile. Abbiamo la possibilità di avere risorse per grandi investimenti, ma abbiamo bisogno da questo punto di vista, e questo riguarda anche la nostra città di Taranto, la vostra città di Taranto, per l'impostazione di lavoro, che questo salto di grande qualità sia fatto tenendo conto di elementi importanti qua sul piano dell'impostazione, dell'attuazione e delle valutazioni dell'azione pubblica. Io credo che questo è un passaggio che dovremmo tenere forte in considerazione, nel senso che noi abbiamo bisogno, nel momento in cui avvieremo i grandi progetti, non è soltanto una questione di idee, fondamentale, ma abbiamo bisogno di accompagnare e di realizzare quelle idee con impostazioni coerenti, con attuazioni, cioè le realizzazioni che avvengano, e soprattutto la valutazione di quello che facciamo. Perché vedete, la grande sfida è sì quella di monitorare e registrare come facciamo come ASVIS l'andamento dei gol, ma la grande sfida dopo sarà quella di monitorare, di valutare le cose che facciamo, come impattano su quello che avviene, altrimenti succede come sempre: facevamo nei database, mettiamo un bel database, è tutto bello perfetto, lasciamo là un anno, dopodiché ci accorgiamo che dopo un anno è vecchio, obsoleto, è superato. Credo che quindi questa è una sfida assolutamente importante su quale noi. E consentitemi un altro passaggio fondamentale: questo ASVIS e i suoi aderenti hanno, da questo punto di vista, portano un contributo estremamente importante, la visione. Ecco. La visione è un passaggio fondamentale rispetto a questo. Abbiamo bisogno di cambiare questa visione, di prospettarla nel piano, in una prospettiva, come dire, futura. E quindi anche qui la sfida di Taranto è
fondamentale, perché la sfida su Taranto è quella di spostare, di incominciare a ragionare su quali possono essere altre importanti, coerenti, moderne vocazioni del territorio. Non c'è soltanto la siderurgia, ma ci sono, e come quello che vedrete e vediamo oggi, ci sono importanti altri ambiti che possono valorizzare il territorio. E su questo, l'ultima proprio battuta, e su questo credo che è anche qui la grande sfida per tutti quanti noi. Noi abbiamo lanciato qualche tempo fa al precedente governo, e lo riconfermiamo ancora con questo governo, nonostante abbiamo, consentitemi una parola brutta, un conflitto di interessi. No, il nostro portavoce, che oggi è ministro, non è più, è ex portavoce e non lo è più. Però abbiamo lì, come dire, una presenza, una cultura, una visione. Ecco, dicevamo che abbiamo bisogno di costruire, di creare nel nostro paese, come dire, un ente pubblico di ricerca per gli studi sul futuro e per la programmazione strategica. Ecco, credo che su questo ambito, su questa prospettiva, Taranto può essere un tassello importante a cui guarda il paese Italia, la Puglia, l'Italia, ma guarda anche l'Europa, perché questa è la dimensione, proprio per cercare di costruire alcuni studi sul futuro, dimostrare che il futuro si può costruire in maniera diversa, compatibile con l'agenda 2030, e soprattutto si riesce a fare anche programmazione strategica, proprio perché i fenomeni ambientali, sociali, economici e tutte le loro implicazioni oggi sono le nostre sfide, sono sfide del nostro benessere, del nostro star bene, della nostra ricchezza, del nostro star bene dal punto di vista salutare, soprattutto anche, riprendo il passaggio perché l'ho notato, che solo Ricchio l'ha citato, il tema anche, come dire, della pace e quindi della giustizia sociale, che è una sfida assolutamente fondamentale. E credo che di giustizia sociale anche su Taranto, voglio dire, sia un campo di grande impegno, perché anche qui vanno concrete. Abbiamo delle sfide a cui rinunciare. Grazie ancora dell'invito, grazie ancora del percorso, del cammino insieme, che è, come ho detto, è faticoso, ma assolutamente entusiasmante per quello che ci riguarda. Grazie professor Bottanico per gli elementi di grande concretezza, ma anche di prospettiva. Vediamo il magnifico rettore Stefano Brozzini e il ruolo universitario della ricerca in un territorio che si ispira alla sostenibilità e base indispensabile di costruzione di una cultura diffusa, ma anche della comunicazione scientifica. Unibà partecipa attivamente anche al programma ARC, ambasciatori di ricerca e conoscenza per l'ambiente. L'Università di Bari partecipa, ha anche deciso di interpretare un ruolo di primo piano nel contesto tarantino, con l'esigenza e l'esortazione a portare la cultura ovunque, a diffonderla, a renderla patrimonio comune della società tarantina, creando occasioni di impresa e di servizio anche alla pubblica amministrazione. Lo abbiamo visto con il polo scientifico e tecnologico Magna Grecia, al quale ho anche avuto il piacere e l'onore di collaborare. Passo quindi la parola al magnifico rettore dell'Università di Studi, degli Studi di Bari, Aldo Moro, professor Stefano Brozzini. Grazie. Grazie, io esordisco subito che mi sento a casa, perché la maggior parte delle persone, diciamo, sono legate per motivi anche affettivi a me, quindi io vi ringrazio moltissimo, ringrazio il sindaco, ringrazio l'organizzazione di questo, ovviamente Vito, l'amico Muricchio è un nome di casa a Taranto, ma anche, se permettete, in queste stanze, e quindi sono doppiamente contento di questo incontro, ma sono ancora più contento, e devo ringraziarlo, per le parole che ha avuto Gianni Bottalico nel suo intervento, che aveva concretezza e prospettiva. Prima di tutto, lo dico subito da anglista, professor Bottalico, io ho apprezzato moltissimo che ha detto visione e non vision, che già mi sembra un elemento di civiltà, diciamo, perché quella... Sono pugliese, professore, sono pugliese prima ancora che italiano. Quindi ancora più italiano, diciamo, detto fra noi, ma lo dico come battuta. E poi perché mi lega anche, e qui poi tornerò su questo tema, all'amico Rinaldo, che mi onora con la sua amicizia, e credo che abbiamo fatto tratti di strada insieme,
alle volte un po' in salita, è vero Rinaldo, ma siamo tutti appassionati di questo percorso. E poi ovviamente io vi ringrazio perché è un'occasione ghiotta, proprio un'occasione ghiotta parlare, perché rappresentando io un'università generalista, ovvero sì, in cui ci sono tutti i settori disciplinari, ovviamente io mi sento partecipe sia con la realtà del Dipartimento Ionico, sia con quella che stiamo andando a costruire, che è il Dipartimento di Chirurgia e Medicina, diciamo, un altro dipartimento che, dove ci sarà questioni oltre della medicina, dell'ambiente e via dicendo, ma perché ci sono delle realtà che appunto Vito ha introdotto pienamente, come diciamo tutta la programmazione della ricerca, possiamo chiamarla così Vito, in maniera che non saltiamo nessun passaggio. E allora mi permetto di dire che mi è molto piaciuto il concetto che prima il professor Gianni Bottarico ha introdotto, che è quello della complessità. Vedete, per un'università come la nostra, che è un'università convenzionale ovviamente, e non è una brutta parola convenzionale, è un impegno territoriale quello di andare oltre i confini del proprio comune. Noi l'abbiamo fatto circa 20 anni fa. L'amico Riccardo, attuale direttore del Dipartimento, se lo ricorderà bene, e fu una scommessa che noi facemmo in un periodo di particolare crisi del territorio tarantino. Era un periodo in cui si annunciavano alcune migrazioni pericolose e noi invece facemmo il tratto controcorrente. Andammo lì, e Vito lo sa benissimo, andammo lì scommettendo sulla possibilità. E non fu una scommessa di poco conto, perché noi avevamo iniziato con un percorso, allora c'erano le facoltà, con un percorso che però aveva una sua progettualità, che negli anni è rimasta coerente, grazie anche all'amico Antonio Uricchio, già preside della facoltà di giurisprudenza della zona ionica e poi direttore del Dipartimento Ionico in sé, a cui si sono acclusi Bruno, coraggioso cavaliere di quella speranzosa carovana, è vero Bruno? Perché vi dico questo? Perché io penso che ci troviamo in un momento molto intrigante, ecco, io non lo chiamo né delicato né pericoloso, ma proprio intrigante della storia del nostro paese. Le università, e la mia lo sta facendo, e non vi nascondo, ma so benissimo che voi sapete tenere i segreti, come diciamo, con molto sforzo, si devono adeguare ai tempi. Per esempio, i temi della sostenibilità non sono più di una competenza scientifica, ma sono di per sé trasversali su tutti gli ambiti. E noi invece abbiamo ancora organizzazioni poco identificabili all'esterno, poco riconoscibili all'esterno, poco adeguate a quello che è la sfida, diciamolo, europea. Per questo il mio grande sogno sarebbe di avere un dipartimento, e sono sicuro che il professor Bottarico condivida con me, ma anche gli altri, un dipartimento della sostenibilità dove possono convergere competenze miste, multidisciplinari. Questa è la prospettiva entro cui ci muoviamo e il Dipartimento Ionico ne è già un esempio per certi versi. È ovvio che avremo bisogno di investimenti, saremo disposti a farlo, lo sa bene il professor Pagano, che ogni volta in Senato Accademico alza la mano chiedendo maggiori risorse e non ottenendone mai abbastanza, Riccardo, ma è un tratto di amici. Perché per noi l'investimento di Taranto fu pensato come un investimento in una zona in cui ci fosse bisogno di un intervento di cosa? Non dell'Università di Bari, della ricerca. E il sindaco Meucci sa benissimo che il mio ragionamento sulla ricerca è prioritario, ciò che ci distingue. Noi non vogliamo solo formare nuove generazioni, noi vogliamo formare anche un territorio perché le nuove generazioni possano inserirsi, perché questa retorica dei giovani, a parte il fatto che per ragioni autobiografiche non mi voglio solo identificare per i giovani, voglio pensare pure a me, diciamo, alla mia generazione, perché tutti questi giovani, 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 io ho 62 anni, i prossimi 8 anni vorrei campare tranquillo, come si dice dalle nostre parti. Allora vorrei dire che l'idea della ricerca è questo che è cambiato, questo paradigma è cambiato. La ricerca non è più un luogo separato la cui ricaduta cambia i territori, ma la ricerca è di per sé il luogo della produzione, è il luogo della trasformazione, è un lavoro quello della ricerca, non solo nelle università, Vito lo sa bene e quindi è inutile, o lo sa benissimo anche l'amico Sergio Prete, che vedo bendato ma che riconosco dietro la mascherina.
E allora in questo sforzo noi vogliamo portare ricerca, perché la ricerca genererà non solo posti di lavoro, ma li genererà in un nuovo paradigma anche altre attività di ricerca. E il sindaco Meucci, con cui io veramente devo... Io sono un ottimo sindaco, che è il Antonio De Caro, caro Rinaldo, ma se potessi, la seconda opzione sei tu per me, diciamo. Quindi nel caso tu volessi trasmigrare, ti aspetto a braccia aperte, e vista la tua moglie devo avere le braccia molto aperte, ma con generosità lo farei. E ti dico subito che io penso che dobbiamo essere un po' coraggiosi nella direzione che diceva esattamente il professor Bottarico, che oggi si sentirà fiscare le orecchie e me ne scuso, ma è segno di stima per l'intervento che ho sentito. Perché lì ci vuole una visione di insieme, che tenda ad estendersi, ovvero sia che non abbia, in quella bruttissima parola, nel praticamente fare una cosa, ma nel praticamente ampliare lo sguardo, perché Taranto non è solo una cosa, non è solo l'ambiente. Dico Taranto, ovviamente questo va declinato. Per esempio io penso a un'architettura della città diversa. Noi abbiamo avuto la sfacciataggine, possiamo dirlo, Vito, perché tanto anche il CNR è con noi in questa impresa. Abbiamo avuto la sfacciataggine, per esempio, di aprire uno dei dottorati interateneo in Puglia, regionale. Partecipano più colleghi, di più realtà. In questo benedetto dottorato, benedetto perché proprio abbiamo fatto uno sforzo anche economico al riguardo, noi gli abbiamo dato il nome di archeologia. Ma la stessa archeologia non è l'archeologia dello scavo, per intendere, non è Indiana Jones che abbiamo in testa, e questo è ovvio. Abbiamo in testa invece quello di creare una sinergia di settori disciplinari e competenze diverse che si concentrano sulla zona di Taranto per partecipare alla ricostruzione. Io penso a scienze dei materiali per quanto riguarda tutta la ricomposizione del centro storico, ad architetti che fanno parte di questo. Penso alla questione del mare, che è un tema centrale sia per ragioni ecologiche, sia ovviamente, ma qui Sergio Prete ovviamente non mi boccerà l'esame se sono generico, ma lui è molto più addentro a queste tematiche come Vito, sia per le questioni dell'economia, penso a tutta la zona portuale. Io pensavo a un dottorato che formasse giovani, che elaborassero progetti, possibilità, che avessero lo stesso oggetto, con metodologie provenienti da settori disciplinari con identità diverse. Perché vedete, nell'università, e qui denuncio un limite e chiedo a Taranto una mano, pensate un po' voi come si capovolgono i paradigmi, tutti insieme, non solo a Taranto, ma a tutti voi. Il nostro paradigma è ancora tragicamente novecentesco. Noi abbiamo e formiamo degli studenti che hanno competenze in un ambito, lo sa benissimo il professor Riccardo Pagano, che coraggiosamente inserisce la pedagogia ovunque, è vero Riccardo, perché sa quanto sia importante. E invece quello che ci serve, e a tanto dobbiamo portarlo, è un sapere trasversale che abbia la capacità di contaminare e conseguentemente far crescere una progettualità che è alla base di qualsiasi visione. La giustizia sociale, a cui si faceva riferimento prima, non è un tema diverso dagli altri nei 17 punti ovviamente dell'agenda, perché attraversa tutte le competenze, come tutti i cluster europei ormai sono trasversali. E allora l'Università di Bari vuole partecipare non alla semplificazione che può ricadere nella banalizzazione dei problemi, ma vuole affrontare la complessità, facendo vedere che la ricerca prevede innanzitutto una penetrazione del territorio, che deve diventare e deve poggiare sulla ricerca le maggiori risorse possibili, umane. Non sto chiedendo soldi, non si preoccupi sindaco, che i sindaci sono sempre pericolosamente in ansia quando si dice la parola risorse, ma credo invece che sia possibile trasformare in un grande parco della ricerca tutta la zona di Taranto, dove si rifletta come se fosse un laboratorio su tutte le questioni. E chiaramente la mia università, che con la prudenza che il sindaco saprà apprezzare, non dico l'Università di Bari, la mia università, vuole portare ricerca perché Taranto si impossessi della ricerca e poi diventerà in sua autonomia
un luogo, come dire, dove si distingueranno per temi. Il mio grande sogno, però non vorrei che Vito lo dicesse ad Antonio perché mi toglierebbe il saluto, Antonio, e ci tengo troppo. Il mio grande sogno sarebbe tematizzare sul territorio le università. Avere un'unica grande università che tematizzi sul territorio. Tanto potrebbe essere, da questo punto di vista, una lezione per il sistema universitario pugliese. E non a caso con il professor Pollice dell'Ateneo Salentino, ma anche con il professor Limone, ma anche con altre realtà, il CNR e via dicendo, noi stiamo portando avanti questa cosa. Lo sa bene Riccardo, lo sa bene ovviamente l'amico Bruno Tarnicuola. E allora un'ultima parola. Che Taranto non perda l'occasione di un dialogo, ed è questa la dimostrazione, non perda l'occasione di un dialogo, e sono sicuro che noi potremmo in questo dialogo costruire un percorso in cui la ricerca, ancor prima della formazione, perché soltanto una ricerca di alta qualità può essere trasferita nei canali della formazione. E allora che Taranto non perda l'occasione insieme a noi, e noi ci siamo, sappia fare della ricerca il suo centro. Lì servono competenze trasversali. E su questo noi ci muoviamo, ci siamo mossi e sono convinto che in piena collaborazione. Un'ultima nota me la dovete proprio concedere. Un protagonista che io ho trovato al fianco in varie iniziative che si intersecono con i 17 punti e nella costruzione della visione del futuro è stata in particolare le Forze Armate, ma la Marina Militare. Noi abbiamo costruito un percorso che è iniziato sulla formazione, non lo posso nascondere, ma che ha avuto anche momenti di grande elaborazione per quanto concerne gli aspetti della ricerca. E stiamo portando a Taranto, spero già dal prossimo anno, una quantità di corsi e una quantità di risorse, questo Riccardo lo potrà confermare, ma anche Bruno, di investimenti, che confermano come vogliamo essere protagonisti. Con la Marina stiamo pensando a costruire anche un post laurea adeguato alle questioni che riguardano il nuovo ruolo che dovrebbero avere le forze armate nazionali, in senso lato, per la costituzione di poli che diventino di forze armate europee, una questione antica che noi non ci siamo dimenticati di avere nel cuore. E fare questo vuol dire essere come in questo album delle Panini Modena che vedo davanti a me, nessuno si senta ridimensionato da questa dimensione, la possibilità di costruire un volume che racconti ancora i prossimi 20 anni, non perché rimarrò rettore per 20 anni, non vi preoccupate, di solito i rettori scoppiano al quinto anno, il sesto lo fanno, diciamo, in affanno, ma perché sicuramente la mia università è un'università che con Taranto vuole e terrà sempre, anche grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale e con le altre istituzioni, un ruolo da protagonista per la crescita del territorio. Io vi ringrazio e ringrazio in particolare Vito, perché non ci vedevamo da molto tempo e devo dire che anche per ragioni proprio di carattere affettivo, credo che fra CNR e università noi dobbiamo stringere i rapporti, equilibrandoli sempre rispetto alle esigenze, perché insieme possiamo fare molte cose. Se andiamo ognuno per conto proprio, e questo Recovery Fund, ahimè, ha una brutta inizio in cui ognuno cerca di tirare la coperta dalla propria parte e sarebbe un grave errore. In questo chiediamo al sindaco Meucci, che è un perfetto arbitro delle situazioni, di saper ben governare questi processi, perché la frammentarizzazione andrebbe nella visione contraria a quello che con maggiore eleganza di me ha definito il professor Bottalico, una visione di prospettive future. La prospettiva futura che noi abbiamo è occuparci con intensa, quotidiana militanza del presente, perché altrimenti parliamo di un futuro che inizia a spaventare le nuove generazioni. E invece noi dobbiamo occupare bene il presente perché si veda che il futuro non è un'incognita, ma è un qualcosa su cui si sta lavorando. Questo è ancora una volta un buon inizio e vi ringrazio molto. Grazie molto, magnifico, per le straordinarie parole.
e sono assolutamente concorde sulla necessità di essere fortemente sinergici e convergenti. Mai come ora è importante che anche lo Stato sia tutto della stessa parte, il mondo delle istituzioni sia assolutamente tutto della stessa parte. Il magnifico rettore nella sua relazione ci ha offerto un quadro completo e coinvolgente di questo Ateneo che ha sottolineato l'attitudine alla collaborazione che condividiamo completamente e si inserisce in quello che ha definito un carattere di questa università come comunità aperta, inclusiva, che si svolge e che può esprimere questo ruolo per la passione a cui ha fatto cenno il Magnifico come elemento indispensabile per l'impegno che qui si spiega. L'Università di Bari è stata anche in grado di esprimere delle eccellenze manageriali come quella del professor Sergio Prete, autorità del sistema portuale del Mar Ionio, che si è distinto per aver dato uno straordinario impulso alle attività portuali di Taranto, per aver portato a compimento importantissime progettualità e soprattutto per la sua straordinaria attenzione ai temi dell'ambiente e della sostenibilità, attenzioni rivolte alla minimizzazione degli impatti ambientali dell'attività portuale, alla gestione energetica, sino alla tutela della biodiversità, tanto da sostenere il progetto Ripinta di appunto, ricollocazione di Pinna Nobilis dei mari di Taranto, interamente finanziato dall'autorità portuale, svolta in collaborazione con il CNR IRSA, e grazie anche per questo coinvolgimento. La parola al professor Sergio Prete. Grazie mille, ringrazio preliminarmente il Comune di Taranto e la professoressa Galluzzo per l'invito e poi saluto veramente con stima e amicizia tutti i relatori, compreso il coordinatore, professor Uricchio. E sì, noi abbiamo accolto chiaramente con grande piacere la possibilità, di preservare una specie così rara e così importante per la caratterizzazione di questo territorio. E quindi nell'ambito dei lavori di infrastrutturazione del porto di Taranto abbiamo accettato, ripeto, ben volentieri di collaborare col CNR e con altre strutture proprio per la salvaguardia e la ricerca sulle Pinne Nobilis e quindi mi fa anche particolarmente piacere che adesso ci sia addirittura la possibilità di un riconoscimento come specie protetta. E questo rientra però appunto in una sensibilità ambientale che si fa sempre più strada anche all'interno della portualità, partendo da quanto detto dal rettore Bronzini, che saluto, e chiaramente la sostenibilità è diventata una delle parole chiave oggi della portualità, non fosse altro perché i porti in qualche modo rappresentando anche il 90% dello scambio commerciale mondiale, rappresentano una fonte economica di primaria importanza, ma nello stesso tempo sono purtroppo anche tra gli autori principali, in qualche modo, di un impatto ambientale. Quindi questa sensibilità negli ultimi anni, è andata sempre più avanti, voglio ricordare anche con piacere, per dire, dei gesti che possono sembrare piccoli, ma che danno il senso dell'attenzione che vi adesso il nostro ministero di riferimento, con la presenza del ministro Giovannini, si è trasformato appunto in Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, e che quindi è un segnale importantissimo proprio per la sostenibilità ambientale e su tutto quello che ruota intorno. Chiaramente gli obiettivi dell'Agenda ONU sono stati fatti propri anche dal Green Deal europeo, che poi a cascata in qualche modo ha una normativa europea e nazionale che sta spingendo sempre più i porti verso l'adozione di misure verdi, e questo sia dalla parte dello shipping, cioè delle compagnie di navigazione che si stanno concentrando soprattutto sulla parte dei carburanti, quindi con l'adozione e con l'utilizzo di nuovi carburanti che vanno appunto dal GNL all'alimentazione elettrica tramite batterie e in prospettiva anche all'idrogeno verde o all'ammoniaca, e poi invece interventi in ambito portuale. Io ricordo appunto
come frutto della collaborazione con l'Università degli Studi di Bari e in particolare con il DIPAR, la redazione del nostro documento energetico ambientale di sistema portuale, che oggi la norma sui porti prevede e che in qualche modo disciplina quello che sarà la prospettiva di gestione energetica ambientale del porto di Taranto nei prossimi anni e che si basa sostanzialmente su due direttrici, che è quella di un monitoraggio ambientale molto spinto e dall'altro invece su un efficientamento energetico che può in qualche modo anche portare ad una produzione energetica da fonti rinnovabili, proprio per far sì che i porti in qualche modo siano autonomi e alimentati da energia verde e che possano a loro volta fornire energia verde anche agli utenti portuali, come appunto le navi, ma anche ai mezzi che transitano all'interno del porto o che operano all'interno del porto. Quindi i porti sono molto impegnati sul rispetto degli obiettivi ONU, sono molto impegnati sul Green Deal europeo e quindi io, come posso dire, accolgo anche con favore la proposta del Rettore in qualche modo di creare su Taranto un centro d'eccellenza sulla ricerca per far sì che insomma questi aspetti siano sempre al centro dell'agenda non solo del porto ma di tutta la comunità. Chiudo in qualche modo evidenziando che tutta questa strategia green vede tra l'altro come uno dei presupposti fondamentali anche uno dei fattori su cui ASVIS in particolare si basa, che è quello tra il rapporto tra la città e il porto e l'importante collaborazione e sinergia che c'è tra l'amministrazione comunale e l'autorità di città portuale sta dando frutti anche da questo punto di vista attraverso dei progetti di riqualificazione delle aree di cerniera tra il porto e la città e quindi anche di adeguamento di aree che destinate ad attività portuali o in futuro verranno in qualche modo condivise anche dalla cittadinanza, dai turisti e che chiaramente hanno anche esse un imprinting molto forte sull'aspetto ambientale. Per cui io rinnovo i ringraziamenti e vi auguro un buon proseguimento di lavoro. Molte grazie per la relazione di grande prospettiva e anche per le bellissime immagini che nel mentre della relazione scorrevano, che sono state gentilmente offerte dall'autorità del sistema portuale del Mare Ionico. Passiamo subito la parola all'architetto Teresa Gualtieri. I club e i centri per l'UNESCO svolgono un ruolo particolarmente strategico nel percorso di sostenibilità dei territori, favorendo uno scambio, il confronto, l'incontro di persone desiderose di impegnarsi insieme in svariate attività, un clima favorevole alla cultura e all'apertura su basi volontaristiche. Abbiamo visto che a Taranto questa collaborazione è particolarmente attiva, questo impegno comune anche. Quindi l'architetto Teresa Gualtieri ci parlerà proprio di questo impegno, dei programmi per l'Agenda 2030. Grazie, buongiorno a tutti. Ho ascoltato finora le relazioni, veramente sono un arricchimento per tutti noi che siamo impegnati sui temi sociali. Ringrazio uno per tutti il sindaco e poi la nostra Carmen Galluzzo Motolese. Grazie Carmen, io sono felice di essere con voi. Ho avuto un po' di difficoltà iniziali di connessione e questo è il problema, diciamo, che oggi abbiamo un po' tutti, però ecco, vi guardo nel ricordo di quella bella visita a Taranto e nella speranza di poterci rivedere presto di persona. Sì, come federazione delle club e centri per l'UNESCO, diciamo che la giornata di oggi, io oso dire, ci vede in primo piano. Innanzitutto vedo nella locandina questo messo in evidenza il binomio Taranto con ASVIS, e allora ci tengo a dire che la FICLU, la nostra federazione, aderisce ad ASVIS,
Io personalmente faccio parte di due gruppi di lavoro, il gruppo 11 Città e Comunità Sostenibili e il gruppo Trasversale Cultura. Quindi ho seguito, diciamo, dalla sua fondazione ASVIS e collaboriamo attivamente. Il tema di oggi, la giornata della terra, è un tema, ecco, lo dico con orgoglio, che vede l'UNESCO veramente in primo piano. Innanzitutto, già dalla nascita, 51 anni fa, il concetto, l'idea di salvaguardare la terra nel suo complesso è nato proprio in ambito di conferenza UNESCO. Poi è arrivata la Carta della Terra, che è una carta, della terra, ma della terra non fisica, non solo fisica, della terra nel suo complesso, anzi direi gli uomini, uomini e le donne, l'umanità in primo piano, cioè salvaguardare la terra per far vivere bene le persone, per progredire. Questo è il fine ultimo di tutte le nostre azioni. Particolarmente importanti, ecco questo vorrei sottolineare, tutte le attività e le azioni UNESCO, tutti i riconoscimenti UNESCO, che magari superficialmente da molti sono visti, come dire, come dei bollini quando si ottengono, e invece sono delle azioni profonde, sono piani di azione. Nel momento in cui un bene viene inserito in una lista UNESCO, nasce l'impegno per le comunità e per le istituzioni che l'hanno proposto, ma anche per tutto il mondo, perché diventa un bene di patrimonio mondiale, di realizzare un piano d'azione, di tutelarlo. E quindi, nella giornata della terra, della tutela della terra, l'UNESCO è in primo piano, perché con tutti i riconoscimenti che ha nel mondo, sta svolgendo azioni di tutela, di recupero e di salvaguardia. Oggi in Italia celebriamo, dico celebriamo perché di tutti, appunto, diventa patrimonio di tutti, celebriamo l'ingresso nella lista dei geoparchi del Parco della Maiella. Cosa vuol dire? Vuol dire avviare un'azione di tutela importante, non solo del territorio fisico, ma delle persone che lì ci abitano. Le aree MAB, per esempio, nel mondo comprendono ora non voglio dare numeri, ma insomma comprendono una popolazione enorme. Quindi la tutela di quelle aree MAB, che è significativo, è il primo programma dell'UNESCO con una visione pionieristica, perché unisce l'uomo alla biosfera, cioè il progresso dell'uomo e il rapporto alla tutela della terra, appunto. E quindi, ripeto, questo concetto è quello che sostiene la nostra azione. Giustamente è stato detto, noi facciamo parte di questa grande famiglia UNESCO, ma siamo il braccio volontario. Tra l'altro, devo dire con gioia che a Taranto abbiamo un esempio virtuoso, perché la nostra presidente fa parte anche dell'istituzione. Questo è molto importante, perché naturalmente può agire dal di dentro e diffondere quelli che sono i nostri principi. E Carmen lo fa molto bene. Poco tempo fa è stato siglato il patto per lo sviluppo urbano sostenibile, con una serie di principi, ma anche la carta, che riprendono un po' tutte, la Carta della Terra. Quindi l'argomento è strettamente connesso con la vita dell'UNESCO e con l'Agenda 2030, che è ora la nostra Bibbia quotidiana. E tutti, come è stato già detto, tutti i 17 obiettivi sono connessi fra loro, ma forse oggi dobbiamo dare rilievo all'obiettivo 17, perché dobbiamo impegnarci tutti per una collaborazione complessiva. Io ho apprezzato molto tutti i relatori, ma mi collego al magnifico rettore, offrendo che ha la nostra disponibilità per quelle bellissime idee che lui di apertura, di connessione di centro di ricerca. Noi abbiamo anche con altre università rapporti come federazione di collaborazione, e quindi mi auguro che anche in Puglia, a Taranto, a Bari possiamo portare la nostra voce. Quindi dicevo, l'UNESCO
non fa dichiarazioni, non è un dare soltanto concetti teorici, ma è un agire dal di dentro. È questo che deve essere ben compreso. I patrimoni mondiali diventano patrimonio di tutti. E non è un concetto semplice, e neanche, diciamo, acquisibile facilmente, perché naturalmente si intreccia con il senso di appartenenza, con l'identità. Quindi bisogna riuscire a conciliare e a far sì che queste identità magnifiche, diverse nella nostra Italia e nel mondo, riescano a diventare ricchezza per tutti gli altri e a condividerle. E tutto questo porta naturalmente alla fine a quello che è l'obiettivo più alto dell'UNESCO e di tutti noi, che forse in questo mondo così complicato viene, come dire, sottovalutato, guardato come utopia, e cioè la costruzione della pace, in fondo da che l'umanità vive e tende a questo, e purtroppo ancora non si è raggiunto in tantissime parti del mondo. E quindi noi lavoriamo a tutto questo. Guardando ora qui i vari messaggini WhatsApp, vedo che in questo momento, per tutta la giornata di oggi, i nostri club sull'Italia, nell'Italia, celebrano questa giornata della Terra. È la giornata più celebrata nel mondo. E questo è un bel segno, dà speranza, vuol dire che al di là delle differenze, delle condizioni sociali, politiche, comunque in tutto il mondo c'è questa aspirazione che noi condividiamo. E quindi, che dire, Taranto è un esempio virtuoso anche proprio di tutela, perché con il progetto sulla Pinna Nobilis è veramente importante. E io mi auguro che, diciamo, posso andare avanti anche con qualche riconoscimento, come era stato accennato. Ho partecipato proprio a un incontro con voi, con il Club per l'UNESCO di Taranto, su questo tema, e quindi ho potuto ascoltare gli approfondimenti, e veramente è una ricchezza per tutta l'Italia e per il mondo. Molte grazie, Presidente Gualtieri. Grazie. Ci raccomandiamo anche per mantenere delle relazioni entro i 5-7 minuti, come c'eravamo detti. E ora passiamo subito alla dottoressa Claudia Sanesi, segretario generale delle della Camera di Commercio. Le Camere di Commercio sono strutture ad elevata competenza specialistica in grado di sostenere l'economia della provincia di riferimento e il sistema delle imprese, svolgendo una serie di funzioni amministrative attribuite per legge che possono orientare alla sostenibilità, anche ad esempio contrastando concorrenze sleali, rispettose dell'ambiente o anche promuovendo buone pratiche sostenibili. Prego. Grazie, grazie, grazie professore. Ringrazio in prima battuta ovviamente e d'uopo, insomma, l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Melucci. Saluto l'assessore Castronovi che vedo, insomma, aver sostituito il sindaco nel video, però diciamo è sempre partecipe con noi su tutte le iniziative. E un abbraccio particolare per l'eccellente organizzazione proprio alla consigliera Carmen Galluzzo Motolese, che è l'anima di questo evento. È con un attimo di orgoglio che stiamo partecipando, ritengo tutti, a questa giornata. È una giornata, la giornata della Terra, la cui tematica quest'anno è Restore Our Earth, quindi ripara, riabilita il pianeta, che si sta tenendo a livello mondiale, non dimentichiamolo. Quindi Taranto, uno dei punti mondiali di trattazione di un argomento talmente delicato quale questo. Quindi dobbiamo pensare non solo a aiutare la Terra rispetto alla tematica che è stata presa a mantra di questa giornata, ma anche correggere i danni fatti. Cioè, tra le soluzioni, oltre ai processi naturali e alle tecnologie sostenibili, ci sono il riciclo dei materiali, la protezione delle specie minacciate, il divieto di usare prodotti chimici dannosi e di distruggere habitat, tutela, quindi sostenibilità e salvaguardia ambientale, che sono gli obiettivi comuni delle organizzazioni che promuovono uno stile di vita consapevole
e che celebrano il benessere dell'ambiente e quindi dell'umanità. Mi permetto di utilizzare una battuta folgorante utilizzata dal professor Giovannini, oggi ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'ambito del suo libro manifesto, L'utopia sostenibile. Diceva, perché dovrebbe importarmene delle generazioni future? Che cosa hanno fatto loro per me? Una battuta questa di Groucho Marx, grande attore comico del secolo scorso, che però secondo me sintetizza proprio mirabilmente il tema della sostenibilità. Abbiamo ormai un'evidenza scientifica consolidata dell'insostenibilità sul piano non solo ambientale, ma anche su quello economico e sociale del modello di sviluppo che abbiamo seguito nel corso degli ultimi due secoli. La questione è che non possiamo sottovalutare la sostenibilità dell'attuale modello di sviluppo, una sostenibilità a tutto campo, come quella definita dal rapporto Brundtland del 1987. 1987, ribadisco questa data, cioè quella di un processo che consente il soddisfacimento dei bisogni della presente generazione senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. La questione che abbiamo di fronte non riguarda solo le future generazioni, ma anche la nostra generazione, il che rende effettivamente irrilevante, diceva il professor Giovannini nell'Utopia Sostenibile, rende irrilevante effettivamente la critica di Groucho Marx al concetto di giustizia intergenerazionale, perché sarebbe la nostra vita a essere a rischio, non solo quella delle generazioni future. Per questo occorre disegnare un percorso di sviluppo pienamente integrato, meglio integrale per usare le parole del Papa Francesco, che sappia questo percorso affrontare in maniera trasversale tutti i temi, dalla povertà alla sostenibilità, all'inclusione sociale, alla sicurezza alimentare. C'è bisogno quindi di tre ingredienti fondamentali: la tecnologia, e l'abbiamo detto nelle relazioni che mi hanno preceduto, la governance, non a caso l'organizzazione di questo evento proprio si origina nell'ecosistema Taranto, l'amministrazione comunale di Taranto si sta muovendo su queste tematiche fortemente, ribadendole su questo territorio, il cambiamento di mentalità, e questo attiene a tutti quanti noi. Spesso l'area di Taranto è stata definita simbolo del fallimento del business as usual e per converso possibile laboratorio. E mi preme citare le parole del cardinale Pietro Parolin, che mi sembrano alquanto diciamo efficaci e attuali. Nel dicembre del 2018 diceva: il mio auspicio è che Taranto diventi un laboratorio di quell'ecologia integrale che intende guardare al mondo nel modo più adeguato, dove la dimensione della sostenibilità economica dell'intrapresa non soverchi quella sociale e non vada a detrimento di quella ambientale. La crisi complessa che sta vivendo il mondo e di cui Taranto è emblema non può trovare delle risposte settoriali. Tutto è intimamente connesso. Tutto è intimamente connesso. Questo è il concetto. Di certo, e possiamo affermarlo in base a dati, all'esperienza e dalla costante osservazione nelle sue dinamiche sociali economiche, questo territorio ambisce alla normalità, che è un concetto molto importante ed è preciso, più che alla straordinarietà, e si è di conseguenza adattato nel tempo a diverse sperimentazioni, alcune delle quali purtroppo non hanno trasformato le sue sorti, ma hanno guardato, ma hanno determinato che si guardasse a questa posizione del Sud con uno sguardo integrale, del tutto connesso, ben descritto, e ripeto la citazione, dal Pontefice nell'enciclica Laudato Si del 2015. Come Camera di Commercio, giustamente il professore Uricchio ci ha presentati come amministrazione che si occupa anche di attività di regolazione del mercato, per carità, ma l'amministrazione camerale di Taranto ha inteso intraprendere in questi anni, già dal 2015, un percorso che si muove proprio su queste tematiche della sostenibilità, dell'economia sostenibile, ma non solo, dell'economia circolare, di cui accennerò a brevissimo, e un percorso che vede nella Laudato Si, nell'Agenda 2030, in collaborazione con l'ASBIS, vi ricordiamo che il primo
Festival ASVIS su Taranto presso la Camera di Commercio si tiene nel 2017, quindi il primo anno di attività dell'ASVIS con i festival a livello nazionale e internazionale. Quindi con i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 e con la cura di quelle che sono le tematiche del benessere equo e sostenibile, con la promozione del te territorio e con il primo corso di formazione sulla Best City, ha determinato insieme ai suoi compagni di viaggio, che qui vedo tutti assortiti perché di fatto siamo tanti e abbiamo lavorato congiuntamente da quegli anni, quindi mi preme citare l'onorevole Amalfitano del Centro di Cultura Lazzati, oltre che il Comune di Taranto e l'ASVIS con Gianni Bottalico, l'università. Da quel momento abbiamo lavorato e questi sono stati i plinti del nostro percorso di attivazione sul territorio. Oggi, come oggi, noi con la Pontificia Università Antonianum stiamo arrivando, insieme con il Centro di Cultura Lazzati, anche a un percorso che si può definire e sintetizzare con il nuovo umanesimo integrato, la nuova stagione dell'impresa, quindi passaggio dall'ecologia integrale all'economia integrale, perché è l'attualizzazione su questo territorio di quanto si può dire nell'ambito dell'enciclica. Ovviamente faccio un breve cenno al discorso del concetto di economia circolare che viene riassunto nelle cose che ho appena accennato, vale a dire è un sistema in cui le risorse vengono reimpiegate e riutilizzate e i flussi di scarto vengono trasformati in risorse di produzione successivo, il che è estendibile purtroppo anche all'essere umano sostanzialmente, quindi estendiamolo a tutto perché c'ha una visione che non è solamente di tipo economico, ma è anche politico e sociale. L'economia circolare rende evidente nella sua semplice schematizzazione che la terra di nessuno non esiste, ma esiste la terra di tutti. Devo dire la verità, e faccio quest'ultimo appunto. Nel manifesto di Assisi, redatto a cura della Fondazione Simbola, l'Italia, risulta uno dei paesi europei che, maggiormente dà lustro e competitività al percorso del riciclo dei rifiuti e all'utilizzo delle materie prime secondarie. Quindi, di fatto, abbiamo un merito. Spero che tutto ciò poi confluisca nella realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 e nella fattispecie che Taranto sia al centro di questo percorso. Io cito giusto per vicinanza l'obiettivo 12, che è quello legato appunto all'economia sostenibile, no? Però voglio dire, il discorso è estendibile a tutti gli ambiti. Grazie. Spero di essere rimasta nei tempi. Molto bene, tante grazie anche per le bellissime parole e per le suggestioni anche legate al concetto di economia integrale. Veramente molto bella. Ora una testimonianza video del direttore della riserva naturale regionale orientata Palude La Vera, dottor Marco D'Adamo. Vediamo. La riserva naturale regionale Palude della Vela fa parte della rete ecologica regionale, è uno dei suoi nodi più importanti. Si trova sul secondo seno, lungo le coste del secondo seno del Mar Piccolo. La sua straordinaria importanza risiede nella gigantesca, incredibile, eterogenea biodiversità che lo caratterizza, sia nella componente animale che nella componente vegetale. Per quanto riguarda la componente animale, straordinaria è la numerosità e la composizione specifica dell'avifauna acquatica. Tantissimi sono gli esemplari che popolano questi ambienti, come i fenicotteri, ma anche esemplari di Cavaliere d'Italia, aironi, falchi. L'importanza della riserva è stata anche riconosciuta dalla Regione Puglia, che ha fatto diventare la riserva, proprio questa, la zona A del parco molto più grande, un parco naturale regionale, il Parco Naturale Regionale del Mar Piccolo, istituito nel 2020, e che ha una parte a terra e una parte a mare. Nella parte a terra comprende tantissime aree, anche di interesse geomorfologico, e che sono fondamentali, importanti anche per la parte a mare, che ovviamente corrisponde ai due seni del Mar Piccolo.
queste immagini, riconosciamo la straordinaria bellezza dei luoghi e degli immensi valori naturalistici che lo scrigno del Mar Piccolo, in particolare del Secondo Seno, conservano. Uno scrigno prezioso composto da acqua che comprende anche aree umide, rifugio di numerose specie e di uccelli acquatici. Uno scrigno che per le sue particolari caratteristiche, dovute anche alla presenza di citri, ossia di sorgenti sottomarine, con l'abbondanza di sali e azoto che raggiungono il mare attraverso i corsi d'acqua, la bassa profondità e il ridotto idrodinamismo, rappresentano condizioni ideali per un ambiente particolarmente produttivo in grado di sostenere la straordinaria biodiversità del Mar Piccolo. Dai microscopici organismi planctonici alla base delle reti trofiche fino ai predatori costituiti da pesci e uccelli acquatici. Organismi che colonizzano tutto l'ambiente marino, sia su strati naturali, sedimenti sabbiosi, delle coste, ma anche su strati artificiali, frutti anche purtroppo abbandonati recentemente in buona parte rimossi dal commissario Corbelli. Nel Mar Piccolo ritroviamo spugne, porcheti, bivalvi, cirripedi, protozoi, ascidie, gigli di mare. Tutti si alimentano filtrando di continuo l'acqua del mare e trattenendo all'interno del loro corpo minuscole particelle organiche che li nutrono. E i filtratori vivono altrettanti, i filtratori vivono altrettanti animali, tra cui gasteropodi, tonni senza conchiglie, granchi, paguri, oltre a stelle marine. Pesci, acque, bellissimi cavallucci marini, oltre naturalmente alle nuote cozze di tardo. Molto bene. Immenso patrimonio, come avete visto, spesso sconosciuto. Penso di aver interrotto, benissimo. Allora, passiamo subito la parola al Centro di Cultura Giuseppe Lazzati, fortemente impegnato in attività di formazione, ma soprattutto nella costruzione di reti e di rapporti in una città spesso contraddistinta da importanti divisioni e contrapposizioni, come ben sappiamo, sui temi della salute, della tutela dell'ambiente e del lavoro. Il professor Domenico Amalfitano, presidente del Centro di Cultura Lazzati, che parlerà della visione secondo complessità della città, BES Agenda 2030. Prego. L'audio, non si sente l'audio? Innanzitutto vorrei ringraziare l'amministrazione comunale e siccome i ringraziamenti non possono essere anonimi, ringrazio il sindaco, ringrazio il consigliere Motolise Galluzzo e ringrazio perché vedo che presiede in questo momento il carissimo amico assessore Paolo Castronovi. È un saluto a tutti gli interlocutori. Mi viene da dover ancora una volta fare una considerazione
potremmo dire ovvia, dopo le cose che sono state magistralmente e coerentemente affermate, ciascuno per propria competenza e per propria rappresentanza. Il futuro non sarà come prima, e credo che questo lo sentiamo tutti. E stamattina credo che è molto importante questa esperienza di connessione. Io devo dire che al di là di questo godimento, direi anche di condivisione e di riflessioni ad alta voce, che evidentemente non possono non essere se non messe e tenute in conto, mi augurerei sempre di più che i nostri incontri potessero essere anche incontri di consuntivo, di interazioni. Cioè la narrazione credo che sia certamente importante, anche perché forse mai ci si conosce abbastanza, soprattutto in quello che sono gli impegni che ognuno svolge sul territorio. Però credo che il fatto nuovo, questa è l'esperienza che noi abbiamo fatto soprattutto con una consuetudine con la Camera di Commercio e in parte con l'Università, per non dire poi con l'ASVIS, non sono tanto le narrazioni, perché le narrazioni rimangono nella cultura lineare. E la cultura lineare non è la cultura della complessità. La cultura della complessità è la cultura dell'interazione, del mettere insieme azioni che appartengono ad abitare contemporaneamente la complessità. E abitare la complessità significa che le separatezze non pagano. Le separatezze appartengono ad un retaggio di individualismo e non vanno assolutamente verso la sostenibilità, perché la sostenibilità poi, portata fino in fondo, è interrelazione. È quella dimensione di generatività che non può essere se non un atto comunitario ed un atto collettivo, che appartiene al territorio in tutte le sue espressioni. Questo è faticosissimo. Credo che è stato già ben delineato. E all'interno di questa visione sistemica, o insieme o niente, è stato richiamato il tutto connesso, credo che bisogna lavorare perché la visione a cui faceva riferimento Gianni Bottalico è un processo che viene dalla condivisione della complessità e dalla coscienza della complessità e dal ruolo che ciascuno intravede nella complessità, soprattutto nella interrelazione con gli altri. Quindi, da questo punto di vista, perché sono importanti questi contatti, queste consuetudini? Io ripeto, abitare la complessità. E viviamo, come si dice, in un momento di crisi. E come è stato anche ricordato, la crisi è unica. Non esiste la crisi culturale o la crisi economica o la crisi strettamente intesa come una crisi imprenditoriale. Esiste una crisi che è anche questa sistemica, e non si può non combattere la crisi sistemica se non attraverso una visione sistemica. E corriamo il rischio che, se non siamo attenti, la crisi, che può essere un fatto positivo, un momento di giudizio, un momento di ripresa, possa invece essere scambiata e vissuta senza accorgersene come declino.
Quindi credo che in questa visione occorre anche avere la possibilità di creare luoghi e momenti di interazione e momenti anche di monitoraggio. Noi siamo molto attenti al discorso dell'Agenda 2030. Si può dire che ci ha esaltato in quel momento di preparazione che a noi appartiene all'iter dell'economia civile e ha anche completato quella ansia di misurazione che ci veniva dalla esperienza del PES, del Piano Equo Sostenibile. Allora, all'interno di questa visione, complessità sistemica, monitoraggio, nasce quello che sono anche le riflessioni di mutamento della gestione politica, della governance, della visione anche della democrazia, e che io direi in una città come la nostra si deve far carico anche di una cosa, che è quella della pubblica felicità, perché non si può non contribuire a quello che è anche un rasserenamento ed un'azione, non vorrei dire entusiastica, ma perlomeno empatica, dell'espressione che comunque noi diciamo viene dal basso. E quindi in una visione integrale, tutti e 17 gli obiettivi, ma perché tutti e 17 gli obiettivi sono la visione e sono anche la interazione di ciascuno di noi con gli altri e via, e direi di converso, e questo credo che sia il senso di una ripresa di pubblica felicità, ripeto, e anche di integrazione per quello che è il cammino che ci accotta e che appartiene al futuro nell'impegno e nella responsabilità del presente. Molte grazie Presidente per le sue bellissime parole. Naturalmente centrale nella giornata di oggi è il tema ambientale, il percorso tracciato dal sindaco Melucci, che trova nell'assessore Paolo Castronovi, assessore all'ambiente del Comune di Taranto, uno straordinario attore impegnato nella transizione ecologica per la formazione di principi di sostenibilità sociale e ambientale degli investimenti. Una sfida appassionante e ambiziosa, quella di costruire il futuro della città di Taranto nel segno della sostenibilità. La parola all'assessore per parlare della sostenibilità e programmazione patrimonio verde della città. Prego, assessore. Non riusciamo a sentire. Tanto lancio un video. E ora sì, ora sì. Sì, 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 benissimo.
Molte grazie Assessore per le sue bellissime parole e anche per le azioni ma anche molto concrete che sta portando avanti. Ora la parola all'architetto Assessore Ubaldo Occhinegro. L'urbanistica, l'edilizia, la mobilità, i piani strategici del Comune sono temi che possono esprimere scelte decisive nel segno della sostenibilità anche puntando all'innovazione. Quindi passo subito la parola all'architetto Assessore Occhinegro, Assessore all'urbanistica del Comune di Taranto, con importanti competenze tecniche, che parlerà del progetto Green Belt di Taranto all'interno del piano di transizione economica, ecologica ed energetica ideato appunto dall'amministrazione Bellucci. Prego Assessore. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno professore, buongiorno ai relatori che mi hanno preceduto, ringrazio tutti per questa bellissima giornata sulla salvaguardia del nostro pianeta, che è un qualcosa che noi, come sapete, abbiamo preso a cuore dall'inizio del nostro mandato, cercando di ovviare a un'esigenza sistemica, come dicevamo prima, di qualità ambientale, di riqualificazione dei nostri quartieri, di ripensamento complessivo di una città che subiva i traumi di una pesante crisi industriale, di una pesante crisi economica, occupazionale, ma soprattutto, come sappiamo tutti, ambientale. E quindi se oggi siamo qui tutti insieme, università, ASVIS, Camera di Commercio, Autorità di Sistema Portuale, Comune di Taranto, a parlare di una città che ha voluto... Mi sentite? Sì, benissimo, benissimo. Di una città che ha voluto cambiare rotta, è perché, dobbiamo essere sinceri,
il sindaco Melucci e questa amministrazione ha cercato, attraverso una visione finalmente a lungo raggio dell'amministrazione della cosa pubblica, di tracciare una nuova rotta, e lo ha fatto da subito, per quanto riguarda, diciamo, le mie competenze, rilanciando il concetto di pianificazione del territorio, non inteso come semplice urbanistica del territorio, ma come visione, nuova visione di un territorio che non è strettamente legata a quelle che sono i caratteri dell'edilizia o dell'uso del suolo, ma è strettamente invece legata ai caratteri economici e sociali e culturali di una città. E quindi, come sapete bene, dal 2017 ad oggi abbiamo portato avanti i più importanti piani strategici e urbanistici che erano bloccati da decenni. Parlo del piano urbano della mobilità sostenibile, parlo del piano regionale strategico che si chiama Taranto Futuro Prossimo, parlo del documento programmatico preliminare che è quello che si chiama Ecosistema Taranto, che abbiamo voluto chiamare Ecosistema Taranto a seguito di una vastissima operazione di progettazione partecipata con tutti i cittadini, con tutti gli stakeholder, che finalmente insieme hanno tracciato le nuove linee di sviluppo della nostra città e che hanno portato nel 2019 a Ecosistema Taranto. Cos'è Ecosistema Taranto? Il nuovo piano strategico di transizione, cioè un percorso di cambiamento che va verso l'ecologia, un nuovo modello economico sostenibile e un nuovo modello energetico sostenibile, affinché Taranto diventi una vera e propria città resiliente, ovvero che sia in grado di rispondere a una crisi con risposte adeguate, e che sono quelle risposte che sono poi assolutamente allineate all'Agenda 2030 e al BES. E questo si concretizza finalmente, cioè non è più soltanto un motto, ma si concretizza ormai in tutte le azioni strategiche dell'amministrazione attraverso quattro diversi assi, che sono la cultura dell'abitare, intesa come aiuto e sostegno alla, come dicevamo, alla felicità del cittadino, l'accessibilità e la connessione, quindi tutto ciò che comporta la trasformazione urbana e la facilità di connessione anche di ambiti completamente distanti tra loro, l'innovazione di processo e quindi tutta la filiera della formazione che in qualche modo impatta sulla qualità del lavoro e dell'economia di una città, e che quindi passa attraverso l'appoggio e l'aiuto delle università, dei centri di ricerca, ma anche delle camere di commercio, ma anche delle associazioni di categoria, ma anche di tutto il mondo imprenditoriale. Quindi, come vedete, e poi l'ultimo asse, che è lo spazio alla comunità, ovvero tutte quelle azioni di capacity building dei servizi di quartiere, lo sviluppo di progetti e imprese ad elevato impatto sociale e ambientale, l'innovazione sociale, quindi una serie di davvero di azioni amministrative che abbiamo intrapreso e che stiamo intraprendendo per trasformare completamente la nostra città da una città post-industriale a una città resiliente che punta sulla sostenibilità. È un percorso davvero straordinariamente entusiasmante e difficile, ma i risultati degli ultimi 3 anni ci dicono che anche a livello ministeriale e anche a livello europeo ormai la città di Taranto è presa come esempio di come un vero e proprio laboratorio di transizione sostenibile. L'ultima notizia è che la città di Taranto sarà una delle pochissime città del mondo ad essere rappresentata alla prossima Biennale di Venezia, Padiglione Italia, come città resiliente. Il tema di quest'anno del Padiglione Italia, della Biennale di Venezia di architettura, è le comunità resilienti. Ebbene, Taranto sarà una di questi esempi a livello mondiale. E lo stiamo facendo anche attraverso, come diceva prima il professore, attraverso progetti concreti, progetti di trasformazione urbana che ormai riguardano davvero tutti i quartieri della città,
che mirano ad impattare positivamente soprattutto sulla qualità ambientale. Pensiamo al quartiere Tamburi, che avrà 70 milioni di euro di finanziamenti, di cui quasi 10 milioni per la foresta urbana, per una nuova foresta urbana che è un progetto pilota che mira a mitigare il rischio, diciamo, ambientale dei suoli attraverso la phytoremediation, quindi l'azione positiva della piantumazione di diverse essenze nella depurazione dell'aria e dei suoli. Parliamo del lungomare terrazzato, dei corridoi ecologici che collegheranno i quartieri alle straordinarie meraviglie del Mar Piccolo, del Primo Seno, del fiume Galeso, della Palude La Vela. Parliamo della Green Belt, che è questo importante progetto che abbiamo pensato e lanciato a marzo dell'anno scorso in seno al tavolo CIS e che oggi è in discussione nel più ampio piano di ripresa e resilienza italiano, che quota circa 150 milioni di euro per il recupero di tutti gli ecosistemi e per il recupero di tutti gli spazi verdi periurbani della nostra città, in un sistema interconnesso, davvero una vera e propria infrastruttura verde che ricucirà attraverso una serie di parchi, di foreste urbane e di nuove aree umide, per esempio, di riqualificazione delle aree umide, per esempio delle varie saline, la Salina Grande, la Salina Piccola, tutte le aree verde. È un progetto molto ambizioso, quota, come abbiamo detto, circa 120-150 milioni di euro, e ci consentirà da qui a 10 anni di piantare all'interno della nostra città 1 milione di nuovi alberi, quindi di ricostruire interi ecosistemi oggi andati perduti o comunque non valorizzati, recuperare le aree umide e i due seni del Mar Piccolo e quindi creare veramente un ecosistema naturale straordinario, ricreare un ecosistema naturale straordinario per la nostra città. Quindi diciamo, questo è il nostro impegno, questo è quello che abbiamo voluto lanciare come sfida alla nostra comunità e a tutti gli stakeholder, ma anche a livello nazionale ed europeo, ed è una sfida che tutti noi in questo giorno dobbiamo intraprendere in maniera incisiva e importante, e questo, diciamo, questo consesso ci dà l'opportunità di ragionare proprio su questi temi e di, diciamo, allineare le nostre visioni. Grazie a tutti. Complimenti veramente per le tante azioni concrete e grazie Assessore per le bellissime notizie che vedono Taranto quale eccellenza che punta alla qualità ambientale dei territori. La nostra attenzione scientifica anche all'impiego delle piante, al fitorimedio, alle soluzioni verdi trovano riscontri concreti nelle sue parole, questo ovviamente ci fa veramente molto molto piacere. Grazie. Dagli importanti temi affrontati nella giornata di oggi emerge una forte dimensione ambientale e naturalistica della città di Taranto e chiaramente si nota che la dimensione industriale non esaurisce certamente l'attualità né le ambizioni di Taranto. È assolutamente fondamentale affrontare nuove sfide anche in ambito manifatturiero, e questo la Camera del Commercio ce l'ha espresso molto bene, che possono emergere ed essere integrate con le aspettative delle reti sociali, del territorio, determinando prosperità anche negli altri segmenti dell'economia, del turismo e del commercio, e Taranto ha veramente tanto da offrire anche sotto questo punto di vista. E con la ricerca di nuovi equilibri basati sul benessere, sull'inclusione, per uno sviluppo più sostenibile, che auguro a tutti un buon lavoro, nell'auspicio che la somma degli sforzi di tutti e dal grande impegno anche della politica tarantina, devo dire grazie per i tanti spunti che sono emersi nella giornata di oggi, da tutto questo sicuramente emergono significativi risultati sul terreno della crescita, dell'occupazione della nostra Taranto e nel nostro paese. Grazie veramente a tutti per partecipazione e cari saluti. Grazie, grazie. Ho appreso cose bellissime che seguirò del progetto di Taranto. Tra l'altro, come architetto sono interessatissima. Grazie.
Grazie ancora, cari saluti. Arrivederci a tutti. Arrivederci.